Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, sono in Uber e sto andando finalmente a fare i capelli che in questo momento sono abbastanza un disastro, ma quando vado dal parrucchiere sono sempre un disastro e ovviamente lascio fare tutto a loro. Finalmente dopo 4 mesi hanno riaperto qui i parrucchieri e estetisti, nail artist eccetera, come ben sapete perché sono corsa a farmi le unghie e finalmente oggi è arrivato l'appuntamento per i miei capelli perché ho una ricrescita, ragazzi, che ormai non è più neanche una ricrescita, cioè ormai è diventato il mio colore, un po' come l'anno scorso nel lockdown praticamente. Ho fatto tutto in super frettissima perché ovviamente dormo sempre fino all'ultimo secondo, lo sapete come sono una super dormigliona, quindi ho saltato la colazione, cosa che non consiglio di fare, non fatelo, ma ho saltato la colazione per poter dormire un po' di più e sto costantemente a toccarmi questa mascherina perché è gigantesca. Ho ordinato queste FFP2 su Amazon, però sono onestamente troppo grandi. Spero che proteggano onestamente. Comunque, oggi farò naturalmente i colpi di sole e poi devo anche, vabbè, taglierò anche un pochino, ma mantenendo la lunghezza perché non voglio accorciarli. E poi ho una linea di extension che ormai, ragazzi, sono veramente terribili e si riescono anche a distinguere dai miei capelli, tra l'altro, perché sono più chiare, si sono schiarite con quello shampoo anti-giallo, vabbè. Quindi devo togliere le extension che ormai sono da buttare e mettere una nuova fila di extension, cosa che spero riescano a fare oggi, perché non erano tanto certi di riuscire a fare tutto oggi. Quindi incrociamo le dita, ma appunto super super contenta che finalmente riesco a mettere a posto questi capelli, ragazzi, perché tra il lockdown dell'anno scorso, 4 mesi di lockdown di questa che abbiamo avuto qua, praticamente i miei capelli sono stati veramente un disastro quest'anno. Siete stati più fortunati in Italia per quanto riguarda parrucchieri e estetisti, perché nel secondo lockdown sono rimasti aperti, qui hanno chiuso tutti. Comunque ieri c'è stata un'altra conferenza stampa del primo ministro e hanno prolungato tutte quante le regole che già abbiamo fino al 30 marzo, incluso il coprifuoco, inclusa chiusura dei negozi che sono aperti adesso solo su appuntamento e basta, niente, nessun'altra novità. Stiamo togliendo finalmente le extension vecchie, nel frattempo stiamo parlando sia del colore, che voglio fare un pochino meno freddo, leggermente più caldo, forse perché le extension sono talmente bianche che mi dà fastidio, e poi vediamo anche, stiamo decidendo che tipo di extension mettere, perché non li farò quelle con la treccia, che mi dicono che sono un pochino datate. Ok, finalmente le abbiamo tolte, queste erano le extension che avevo, ragazzi, che sono super super secche e onestamente non penso fossero di buonissima qualità. Mi stanno facendo vedere l'extension che hanno, anche se non metterò queste perché non mi piace la differenza di colore, però era giusto per sentire la qualità. Guardatevi i capelli dove avevo la treccia, ragazzi, super 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 ricci, assurdo, mi sembra stranissimo sentirli così ricci, oddio. Contentissima perché ci sono le extension del mio colore, naturalmente poi le adatteremo, perché adesso farò i colpi di sole così tolgo questa ricrescita finalmente. Sono a fuoco? Sì, ok. Quindi togliamo questa ricrescita finalmente, anche se non è poi così male, ma il fatto è che comunque la mia differenza è tra biondo e biondo chiarissimo, quindi sì. Insomma, non mi dispiace un po' l'effetto naturale, però questo è decisamente, decisamente troppo. Ok, sono a buon punto. Questa mascherina veramente, ragazzi, io non riesco a capire, sono troppo grandi, scomodissimo. Comunque, siamo a buon punto perché ho scelto l'extension, come vi dicevo, e in più abbiamo finito i colpi di sole, nel senso che ci mettono sempre tantissimo tempo a farmi i colpi di sole perché li richiedo sempre super 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 sottili, le ciocche che colorano appunto devono essere super sottili e per un effetto super naturale appunto devono farne tantissime, quindi ci mettono una vita, non so quante ore sono già qui. Siamo agli step finali, ma ci sono degli impedimenti, ragazzi, perché le extension non sono dello stesso identico colore dei miei capelli, cioè c'è una minima sfumatura diversa, quindi adesso vediamo
se troviamo delle altre extension che stanno meglio, che comunque possiamo tonalizzarle, però devono essere proprio dello stesso identico colore, oppure le ordiniamo e torno la prossima volta, che mi dispiacerebbe onestamente tantissimo perché volevo sistemarli oggi, anche se in realtà non è malissimo, cioè non è che ho zero volume con i miei capelli, però con l'extension ho tanto tanto volume in più, quindi volevo assolutamente metterle. Alla fine ho deciso di non tagliare i capelli perché voglio farli crescere, e le punte non sono poi così male, cioè qualche doppia punta c'è, ma li voglio lasciare crescere perché se li taglio non crescono. Spero solo che adesso riesca a trovare le extension, ragazzi, altrimenti devo tornare a ordinarle e stare senza capelli praticamente per un po'. Io volevo farvi anche vedere il salone senza incontrare nessuno, ma stanno quasi per chiudere, quindi posso farvi vedere un pochino perché è quasi vuoto, molto carino. E hanno i prodotti per capelli che io non conoscevo di Balmain. Hanno utilizzato questo su di me poco fa, che è il termoprotettore, e appunto non conoscevo questi prodotti, ma voglio assolutamente provarli, e non so se ci siano solo per i saloni oppure no, ma se avete provato i prodotti Balmain per capelli fatemi sapere come sono, mi incuriosiscono un sacco. Io super triste perché alla fine le extension non vanno bene, tornerò dopodomani, anzi prima cercherò di recuperarle dall'altro salone che hanno più chiare, oppure le coloreremo. Comunque dovrò tornare dopodomani e dovrò stare 2 giorni con i capelli così. Vabbè, adesso li devo ancora acconciare, però 2 giorni con i capelli senza extension, ragazzi. Sono molto contenta però del fatto che non ho più quell'odiosissima ricrescita, questo mi rende molto felice. Finalmente tornata a casa, e se non sentite i gattoni che piangono, che vengono a salutarmi, è solo perché gli ho già dato la pappa, perché poverini sono veramente rimasti tantissimo tantissimo senza pappa. Non pensavo che ci avrei messo così tanto dal parrucchiere, ma ero lì praticamente tutto il giorno. Comunque il risultato sono, forse così riuscite a vedere un po' meglio, ok, forse così, il risultato mi piace tantissimo. Beh, che ovviamente le onde non hanno tenuto un secondo perché i miei capelli sono liscissimi, però sì, come vi dicevo, non vedo l'ora di mettere l'extension. Ma fatemi sapere il colore come vi sembra, appunto l'ho fatto un pochino più caldo, un pochino più giallino rispetto al mio solito, che appunto mi piace tantissimo. Comunque il trucco, ragazzi, dopo aver avuto la mascherina, poi sono passata anche un secondo al supermercato poco fa, non so se eccola, e ho avuto la mascherina su per 6 ore e questo è il risultato. Trucco completamente rovinato, brufolo infiammato. Qui tutti i segni della mascherina che mi fanno anche male perché la pelle è super sensibile. Vi dico onestamente, se ci lavorate con la mascherina e per lavoro ogni giorno la tenete così tante ore, tanta tanta stima a voi, veramente, non so come fate. E in realtà da noi si prende tutto molto più seriamente, ho notato, perché qui, ragazzi, quando stavo per uscire tutti avevano già tolto le mascherine nel salone. E la ragazza che mi faceva i capelli per tutto il tempo ha tenuto la mascherina sotto al naso. E mi fa un po' ridere perché da noi questa cosa non sarebbe assolutamente possibile. Poi sono andata al supermercato e la cassiera aveva anche lei la mascherina sotto il naso, che poi non serve niente. E tra l'altro la mia amica infettivologa mi ha detto che è stato provato che il Covid si ferma di più nel naso che nella gola, una roba del genere, quindi sarebbe ancora peggio. Però vabbè, e sorvolando queste cose, che io non mi arrabbio, non ci sto troppo dietro veramente, perché altrimenti non si vive più. Comunque, adesso, ragazzi, tra l'altro quando sono... ho trovato tutti questi pacchetti davanti alla porta, ma perché c'è il portiere che è veramente super super carino, il signore, e ogni volta che ci sono troppi pacchetti giù e magari io non ci sono per tante ore, me li porta davanti alla porta d'entrata, non li lascia giù nella hall perché ha paura che qualcuno me li freghi, quindi è super super carino veramente. E adesso mi cambio, ragazzi, mi metto comoda. Oh, gatti, avete fatto la pappa? Sei contenta, gatta stellina? Sei contenta? Adesso mi saluti? Non avevate neanche il tempo di farmi 2 pru pru e di darmi 2 bacetti, che siete scappati subito a mangiare? Guardatela, pancia piena, adesso dove va? Rotoli, gatta stellina, non cammini tu, rotoli. Ah, giustamente, adesso si lava. Gatto Denver, non sappiamo dove sia. Eccolo! Ciao, amore! Non hai salutato ancora tutti i tuoi follower e i tuoi fans?
Ciao ragazzi! Ciao miei fans! Il gattone non c'ha tanta voglia adesso perché ha fatto la pappa. Adesso probabilmente farà il sonnellino. È ora del sonnellino dopo pappa? È ora del sonnellino dopo pappa? Amore mio! Mio bububu, ultimamente lo chiamo mio bububu. Tutto bianco, un po' arancione, questo mosticciattolo. Mosticciattolo! Fatti vedere, mosticciattolo! Devi dare i bacetti? Mi devi dare i bacetti? Dammi i bacini. Tanti bacini. Oh, amore, anch'io sono contenta di rivedere il mio gatino. Tanti baci, tanti baci, tanti baci. Comunque non c'è sensazione più bella di tornare a casa, togliere tutti i gioielli, accessori, mettersi una tuta comoda. Veramente non c'è sensazione più bella. Adesso sì che sto bene. Comunque volevo farvi un piccolo esempio, perché io ne ho tantissimi di esempi del genere, però di solito me li tengo per me, perché sono convinta che... e si dia forza ad alcune cose se non si condividono troppo. Però questa cosa volevo condividerla con voi. Vi avevo detto su Instagram che avevo perso questo orecchino, quello di Maria Tash, che è appunto in oro con un diamantino, ma un diamante vero. E qualche giorno fa, cos'era? Lo scorso mercoledì, mi sono lavata i capelli, ho fatto la doccia, ho lavato, asciugato i capelli e dopo averli asciugati mi sono resa conto che l'orecchino non c'era più. Nel frattempo qui c'era la signora delle pulizie che aveva appena aspirato tutto il bagno e io ero sicura di averlo perso in bagno perché appunto ho asciugato, lavato, asciugato i capelli lì, spazzolati, quindi ero sicura. E che cosa mi sono detta? Allora, inizialmente ho aperto la pagina Maria Tash sul computer perché volevo ricomprarlo. Poi mi sono detta, no, lo ritrovo. E quando una cosa ti sembra impossibile, ok? Perché la signora della polizia aveva appena aspirato il bagno e tutta la casa, ok? E questo orecchino, io non so se riuscite a capirlo, ma è la cosa più piccola veramente che si possa avere come orecchino al mondo praticamente. Cioè è solo un piccolo piccolo diamantino e la parte dietro c'è solo una barra sottilissima con la farfallina, ok? Quando ci sono delle cose che sembrano impossibili, io sono molto brava perché psicologicamente riesco a pensare non è impossibile, se lo voglio ce l'ho. È una cosa che si raggiunge con la pratica e anche vedendo che le cose succedono, però non bisogna mai avere il dubbio, quindi in realtà devi già partire senza il dubbio. Comunque vi sto parlando ovviamente della legge dell'attrazione e del manifestare, di come io manifesto alcune cose. Ovviamente è solo un esempio stupido, ok? Però così è stato e quindi mi sono detto ok, vado, ne compro un altro. Avevo già aperto la pagina Maria Tash su internet e mi sono detta no, in qualche modo lo ritrovo. E quindi che cosa ho fatto? Ho messo un altro orecchino provvisorio e mi sono detto ok, aspetto semplicemente di trovare quello che ho perso. Non mi sono posta il come, il perché, il dove, il quando, sapevo solo che l'avrei ritrovato. E che cosa è successo? Un paio di giorni dopo, vi faccio vedere... stavo entrando o uscendo dal bagno e mi sono resa conto che qui, proprio qui sul bordino della doccia, tipo qua in angolo, c'era una robina che mi sembrava tipo un ragnetto. Guardo meglio ed era la farfallina del mio orecchino che sarebbe potuta cadere ovunque, ma dove è andata lei? Esattamente qui. E la signora delle pulizie ovviamente non ha aspirato il bordo della doccia e quindi la farfallina è rimasta. Ma voi direte la farfallina, ok, ho trovato la farfallina, però ovviamente una volta che si apre l'orecchino si divide in due pezzi, la farfallina e l'orecchino in sé, e quindi hai trovato la farfallina e non troverai mai l'orecchino. Allora, ho trovato la farfallina e che cosa ho fatto? Quando voglio manifestare qualcosa... mi creo degli scenari futuri nella testa, quindi che cosa ho fatto? Quando ho trovato la farfallina, l'ho presa, ok, e l'ho appoggiata qui e mi sono detta, anzi no, l'ho messa qui all'interno dello specchio dove adesso ho messo l'altro orecchino, la lascio qui e poi quando trovo l'orecchino lo metterò vicino. Nella mia mente mi sono... non immaginata, ho praticamente, sì, diciamo mi sono immaginata, ho praticamente previsto il momento in cui io avrei trovato l'altro orecchino in sé con il diamante e l'avrei appoggiato accanto alla farfallina.
Dopo un paio, no, 24 ore dopo, 24 ore dopo, perché mi ricordo che ho pensato, cavolo, sono passate appena 24 ore, 24 ore dopo, qua sotto c'è la sabbia dei gatti e io dovevo pulire la sabbia dei gatti. Quindi che cosa ho fatto? Ho alzato uno di questi sacchi che sono pesantissimi. E sotto c'era il mio orecchino con diamante. E ho fatto esattamente quello che mi ero prefissata di fare il giorno prima. L'ho preso, l'ho appoggiato lì vicino e ho riavuto il mio orecchino. Se ci pensate, le possibilità che un orecchino così piccolo si divida in due pezzettini e che uno vada a finire sul bordo della doccia in modo che non venga aspirato dall'aspirapolvere, l'altro invece io non so come, ma è andato sotto alla sabbia da 5 kg e quindi nemmeno lì lei è andata ad alzare per aspirare, ok? Quindi si può dire coincidenze, quello che volete, io so che è legge dell'attrazione, io so che sono cose che manifesto, potrei farvi migliaia, veramente migliaia, ne ho anche altri in mente in questo momento, ma non condivido tutto, 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 però ci sono tantissime cose, ragazzi, che mi succedono così e tanti di voi mi fanno gli stessi identici esempi, quindi insomma mi faceva piacere condividere questa cosa con voi, sono anche molto felice di averlo, di riaverlo e adesso basta, andiamocene e lasciamo un po' di privacy a Gatta Stellina che è dovuta andare in bagno proprio adesso, fa sempre un disastro, tra l'altro, notare tutta la sabbia fuori perché a lei piace tantissimo scavare e vuole raggiungere il centro della terra. E poi il bagno è un disastro. Volevo farvi vedere che cosa c'era nei pacchetti che mi sono arrivati. Ho spacchettato dal cartone e ci sono due, non so se vi rendete conto di quanto siano grandi, due pacchetti di Mesauda. Qui ci sono i nuovi Pro Light Concealer in tutte, 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 tutte le tonalità. Come sempre, le mie tonalità sono le più chiare, quindi io userò la C10 e la W20. La C ha un sottotono caldo, la W invece ha un sottotono freddo, quindi questo lo userò di più per le imperfezioni di colore rosso tipo brufoletti, questo lo userò più per le occhiaie. Il fatto che siano idratanti mi ispira parecchio perché il correttore è praticamente l'unico prodotto che voglio che sia sempre, sempre, sempre idratante, molto importante per il contorno occhi, anche perché sennò si formano le pieghette. E poi mi sono arrivati anche i nuovi correttori in stick tipo matitone, gli One Stroke. Anche qui ci sono tutte, tutte, tutte le tonalità, sono veramente tante. Ho swatchato la tonalità NW20 sia del matitone, che è quello sotto naturalmente, che del correttore liquido e il colore è parecchio diverso. Devo dire che l'NW del matitone è molto più freddo come sottotono rispetto a quello liquido, ma mi sembrano entrambi molto molto coprenti, devo dire. Anche il matitone mi sembra molto coprente. Di solito i correttori in matitone non hanno un'ottima coprenza, ma questo non mi sembra per niente male, ma magari li proveremo assieme in qualche video, che adesso ne sto facendo molti di più di make-up. Poi mi è arrivato un pacchetto da IT Cosmetics, se ancora non conoscete questo brand che è già famosissimo negli Stati Uniti, ragazzi, è sbarcato ormai da un po' già da noi in Italia, dateci un'occhiata. Mi hanno spedito questo pacchetto di biscotti, che sembrano buonissimi, tra l'altro, ragazzi, per ringraziarmi di aver partecipato al loro evento virtuale qualche giorno fa. Poi volevo farvi vedere, questo è un acquisto che ho fatto io e che stavo aspettando, non vedevo l'ora che mi arrivasse e ne ho ordinato un altro, tra l'altro ve lo farò vedere se vi piacciono. E questo è veramente super super speciale, si chiama Bismuth ed ha, come potete vedere, una forma che lo contraddistingue, che è veramente fuori da questo mondo, cioè non sembra neanche un minerale, non lo so, sembra una creazione. E invece sembra un oggetto creato, invece è un minerale. Non so se si riescono a vedere tanto bene le tonalità di colore perché è azzurro, blu, ma c'è anche dell'arancio, del fucsia. In realtà, però, cioè, questo è comunque meraviglioso, ha dei colori bellissimi. Però quello che avevo ordinato io, faccio vedere, era molto più simile a questo. Quindi me lo aspettavo molto più colorato, devo essere onesta. Forse, siccome non sono tanto brava e non conosco
conosco il mondo delle pietre, dei minerali tantissimo, e forse non so bene dove acquistarli evidentemente, però appunto me l'aspettavo più colorato, ma è comunque bellissimo. Per cena ho ordinato la pizza, ragazzi, mi è arrivata di nuovo tutta un po' spiaccicata sul cartone, c'era la mozzarella sul lato, l'ho un po', diciamo che l'ho un po' salvata, quindi buon appetito a me, super fame. E il profumino è strabuono, ho preso una margherita semplice semplice e poi naturalmente ho preso anche il tiramisù, questa pizzeria fa un tiramisù buonissimo, quindi quando ordino la pizza da loro prendo sempre sempre anche il tiramisù. Io e Gatta Stellina, che si è prepotentemente spinta addosso a me lanciando via il computer, abbiamo appena finito di vedere l'intervista di Oprah a Harry e Meghan. In realtà l'avevo già vista ieri, ma me la sono voluta rivedere. È un'intervista bella tosta, hanno detto delle cose molto gravi. Non voglio spoilerare perché non so se poi un'intervista si possa spoilerare o no, però magari ve la volete vedere tutta. In questi giorni si sta parlando tantissimo di Harry e Meghan, ovviamente è uscita questa super intervista con Oprah, si sta parlando tanto anche di come la regina abbia preso questa notizia, perché oggi la regina ha rilasciato un comunicato in cui appunto si dice molto dispiaciuta per quanto successo a Harry e Meghan, è che loro assieme ai loro bambini saranno sempre parte della famiglia reale. Quello che su cui vorrei soffermarmi un po' però è il fatto che in questi giorni appunto se ne parla moltissimo e ho letto un po' di commenti online, insomma, riguardo questa faccenda, e sono rimasta sconvolta anche perché, ma in realtà non dovrebbe centrare, però ieri era la festa della donna e io sono rimasta sconvolta nel vedere la cattiveria che c'è verso questa ragazza, verso Meghan, che in fondo nessuno conosce e nessuno dovrebbe permettersi di giudicare. Ma la cosa che mi rende veramente più triste è il fatto che il 90% degli insulti che sto leggendo, che ho letto online, arrivano da parte di altre donne che usano insulti che hanno inventato uomini per sminuire le donne. Cioè noi donne usiamo insulti che hanno inventato gli uomini per sminuirci, non ha senso. Cioè lo so che non siamo tutte così, lo so, e questo mi dà un po' più di speranza, però veramente quei commenti sono tanti e anche i pollici in su a quei commenti sono tanti, e questa cosa mi fa un rammarico, una veramente tanta tristezza, perché io ho un'idea di noi donne che forse mi ha instaurato mia mamma, non lo so, il fatto sia mia mamma, il fatto poi io sono cresciuta con le Spice Girls, quindi il girl power, cioè aiutarci tra di noi, perché comunque viviamo in un mondo che è sempre stato dominato, comandato dagli uomini, siamo sempre nei posti di lavoro, sempre quelle con meno vantaggi, no? Se pensiamo anche al fatto che il salario medio maschile per le stesse identiche posizioni è più alto rispetto a quello femminile, quindi ancora di più dovremmo aiutarci tra di noi, sentire quella fratellanza, quell'empatia verso le altre donne. E mi stupisco del fatto che molte donne evidentemente questa cosa non ce l'abbiano, perché come si fa a dire a Meghan che è una scalatrice sociale, che è una narcisista? Nessuno la conosce in realtà, non dovremmo permetterci di giudicare nessuno. Ma al di là di questo, in questa situazione, se io ci penso, lei aveva una carriera di successo già da prima e sicuramente economicamente non stava male, ma al di là di questo, se parliamo più in generale, non capisco come mai il primo pensiero di alcune persone sia che lei fosse in cerca di soldi, lei fosse in cerca, lei volesse diventare regina. Ho letto di tutto veramente, perché il primo pensiero, che dovrebbe essere la cosa più automatica, è il fatto che lei sia innamorata di Harry e questa sia la spiegazione più logica, no? Io non riesco a capire, che è un po' quello che succedeva a me quando stavo con il mio ex marito, perché mi sentivo dire talmente tante volte, allora in realtà quando ho iniziato YouTube mi sentivo dire figlia di papà, quindi ovviamente doveva essere
se posso permettermi qualcosa deve per forza esserci un uomo dietro, quindi quando ero più piccola doveva essere mio papà, poi ad un certo punto era diventato mio marito e adesso per fortuna sta cosa è finita. Ma io non capisco perché noi donne dobbiamo sempre essere additate come quelle in cerca di, e gli uomini no. Ci sono tanti esempi che potrei farvi, che sicuramente conoscete, di esattamente gli stessi comportamenti di un uomo e di una donna, che però vengono visti in modo negativo se una cosa la fa la donna e in modo super positivo se la cosa la fa l'uomo. Non riesco a capacitarmi veramente del modo di pensare di alcune persone. Ho visto veramente, e se avete letto qualche commento sicuramente li avete visti anche voi, insulti di ogni genere. E anche questo fatto, no? Perché bisogna per forza prendere una posizione, no? C'è sempre questo bipolarismo in tutto ormai. Dobbiamo stare per forza o dalla parte di Harry e Meghan o dalla parte della regina. Io penso, e come hanno spiegato anche loro nell'intervista, scusate questo piccolo spoiler, che in realtà non è proprio uno spoiler, ma nel senso hanno spiegato che comunque anche se la regina è la regina, ci sono molte persone dietro che tengono in piedi questa istituzione, no? Che è un'istituzione di famiglia, un'azienda, chiamiamola di famiglia, però non c'è solo la regina, no? A comandare, loro l'hanno fatto capire molto, cioè non c'è lei al comando e l'hanno fatto capire molto bene, diciamo, in quell'intervista, no? Si è capito, quindi io non penso che si debba proprio scegliere una parte, o sto con la regina o sto con loro, piuttosto io penso che tutti, inclusa la regina, siano un po' vittime di questo facciata, di quest'immagine che devono tenere. Cioè bisogna provare empatia per tutte le parti, non andare a simpatia. E dopo aver visto The Crown, e sono molto contenta di aver visto The Crown prima di aver visto l'intervista di Harry e Meghan, cosa che consiglio anche a voi, e mi ha ricordato tantissimo Diana in The Crown, che in realtà appunto è l'immagine della vita reale, perché Diana, come la chiamiamo noi, Diana aveva sofferto tantissimo psicologicamente in quella famiglia. E penso che un po', come ha spiegato Harry, la storia si stava un po' ripetendo, perché stava succedendo la stessa cosa anche a Meghan. Io, appunto, però penso che siano tutti un po' vittime di questo sistema, ma penso che Harry se ne sia potuto andare, perché comunque non è direttamente lui l'erede al trono, non della gatta spellina, mentre non possa essere lo stesso anche per William e Charles. Considerando sempre che non li conosciamo, non ne sappiamo nulla, quindi io mi asterrei comunque dal giudicare in linea generale, no? Ma ancora di più mi astengo dall'andare a commentare post pubblici su internet sfogando la mia rabbia verso una ragazza che non conosco. Cioè, quindi non lo so, veramente a volte perdo proprio come la speranza nel genere umano, poi la ritrovo per fortuna, però a volte su internet, ditemi se sono l'unica, ma si perde proprio la speranza nel genere umano nel vedere, leggere determinate cose. Sì, volevo solo fare questo piccolo ragionamento che secondo me è molto interessante da fare anche nei commenti, e ragionare un po' su questo, no? Perché siamo noi donne ad essere le più cattive verso le altre donne? Perché è come se tra gli uomini non ci fosse tanto questo odio tra di loro. Non lo so, non vorrei pensarla questa cosa, vorrei pensare che noi donne siamo più empatiche, più sensibili, quindi ci vogliamo più bene tra di noi, e spero che sia così, onestamente. Quindi niente ragazzi, questo è quanto. Io adesso mi metterò a montare questo video, se Gatta Stellina me lo permette. Stellina, fai le fusa fortissime, Gatta Stellina, fai le fusa fortissime. Ciao ragazzi, vi mando tanti baci, vi mando tanti baci. Patatina. Quindi questo è quanto per il video di oggi, mia family, spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacio enorme, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo domani sempre puntuali alle 17:30. Ciao.